La mia domenica mattina, inizia così, così e così, guardando i video, con Ale che si è appena svegliato, buongiorno amore, e niente, iniziamo. Allora, eccomi qua, eccomi. Allora, sto preparando il pranzo. Perché è vero che è domenica e eravamo abituati ad andare da mia suocera a pranzo, ma vista la situazione del Covid, e tutto, visto che ho mio suocero che, è attaccato all'ossigeno fondamentalmente, abbiamo deciso di evitare e di non andare, rimaniamo a casa. Praticamente sto preparando appunto il pranzo. In questo momento sto combattendo con il guanciale perché volevo fare una sorta di matriciana e niente. Aurora è dietro che sta finendo di fare i compiti, si sta avvantaggiando i compiti per la settimana e dopo, appena io ho finito di fare qua e lei ha finito di avvantaggiarsi matematica per martedì, faremo inglese, che per lei è un po' un tasto dolente, molto dolente, e quindi ci vorrà un po' di tempo. La spesa non sono ancora andata a farla perché mio marito doveva portarsi dietro il figlio piccolo e invece non si è portato dietro nessuno, solamente i cani, e io non voglio portarmi Alessandro dietro perché fondamentalmente mi fa perdere solo tempo. E quindi niente, quindi ci vado oggi pomeriggio o andiamo io e lui, non lo so, poi vediamo un secondo. E niente, quindi adesso prepariamo il pranzo, dopo aiuto Aurora con inglese che sarà, diciamo, ci prenderà un po' tanto tanto tempo. E basta, questo è quanto. Non so dove mettervi quando sono in cucina perché non ho proprio lo spazio materiale e niente. Ok, detto ciò, io continuo a tagliare e ci vediamo dopo. Allora, mentre il sugo sta andando, ok, qui abbiamo preparato il polpettone che sarà il nostro secondo. Io ci ho messo, vabbè, a parte la carne macinata, un uovo, sale, parmigiano e 3 fette di pan carré sbriciolati. Non ci metto il latte perché non mi ci serve, insomma, visto che c'è il pan carré sbriciolato. E poi adesso ci vado a mettere, ecco che mi sono scordata, l'aglio, quindi ci metterò uno spicchio d'aglio tritato. Ho riscoperto questo qui, che io non sapevo neanche l'esistenza di questo aggeggio. Questo l'ho trovato a casa dei miei nonni. È praticamente un tritaglio che io manco sapevo come si utilizzava, per me era tutta un'altra cosa. L'ho riscoperto guardando i video di Debbie G e devo dire la verità, è comodo perché in 3 nanosecondi hai tritato tutto l'aglio, cioè fantastico, bellissimo, è stata una scoperta sensazionale. Ovviamente sicuramente avrò fatto la scoperta dell'acqua calda, perché conoscendomi sicuramente avrò fatto la scoperta dell'acqua calda. Ok, ora impastiamo. Ecco qua tutto l'impastino, bello bello bello. Adesso impastiamo. Ok, polpettone messo in forno, chiudiamo e adesso aspettiamo. Non so dove avevo lasciato,
Però Aurora ci ha messo più del tempo necessario per fare inglese, quindi diciamo che la cosa è andata un po' per le lunghe. Mi è venuto pure il mal di testa, quella stanchezza, quindi non ho fatto niente, non sono manco andata a fare la spesa, figuratevi. Quindi per cena abbiamo accroccato un pochino e niente, però siamo stanchissimi, quindi mi sa che questo vlog lo concludo così. E mi dispiace perché avrei voluto farvi vedere almeno la spesa, però a sto punto la vado a fare domani e vi registro direttamente il video specifico, così almeno ve lo guardate chi è interessato e chi no. E niente, tutto qua. Ah, vi volevo dire che nel video precedente, quello di Lucchero, nell'info box vi ho lasciato il codice sconto. È praticamente il link per accedere al sito Lucchero e avete uno sconto sul vostro Lucchero, insomma, sulla registrazione e sulla richiesta della prima box. Quindi niente. Io vi saluto, spero, scusate, ma purtroppo, cioè purtroppo no, perché questo vi fa capire che io non creo video a tavoletta, nel senso, a tavoletta, non so più la capoccia, non creo una scaletta, ecco, volevo dire, non creo una scaletta per i video, questo ve lo può far capire da questo video. Sono 2 giorni praticamente a casa, mi potete vedere che ho gli occhi gonfissimi perché ho un mal di testa assurdo, quindi adesso vado di là, so alle 7:30 passate, vado di là, preparo i cordon bleu con la friggitrice d'aria che è super promossa, bellissimo attrezzo. E niente, e ci vediamo domani con un altro vlog, probabilmente con all'interno uno svuota la spesa. E basta. Buonanotte a tutti, buona serata, buongiorno per chi ha visto questo video di mattina. E io me ne vado a dormire. Buonanotte.